Salve a tutti signori, eccoci qui con un altro spassosissimo unboxing. Questa volta credo di avere qualcosa come 14 pacchi e me ne arriveranno ancora e ancora, perché io dovete sapere che spendo un fracasso di centesimi in pattume su GearBest. Partiamo sempre con quelli più leggeri, eccoli qua. Purtroppo so che dà fastidio perché c'è il microfonino qui e quando apro i pacchi fa... Quindi ovviamente cercherò di saltare le parti dove strappo e scrippo. Come vedete, scrivania nuova dall'IKEA, 30 euro. Vediamo cos'è. Ah, questo qua sì, è una cosa utile. Sono praticamente, spero siano a fuoco, dei portacavo. Praticamente li mettete attaccati al muro, credo. Adesso vediamo se si, magari si incollano. Aspetta un attimo. No, il cazzo. Vabbè, ci mettete voi un biadesivo, li mettete al muro e vi posizionano il cavo. Ne passa, credo, uno... alla volta, sì, decisamente uno alla volta, e lo fate passare, molto belli, cioè molto comodi più che altro. Poi ne prendo un altro a caso, diciamo questo. Qui abbiamo il primo dei miei car steer wheeling. A cosa serve questo? Io in realtà ne ho già uno magnetico, ne ho già uno fisico, ne ho già uno ad appiccichio, però volevo provare quello così, sul volante praticamente, perché potrebbe risultare comodo, quindi ne ho presi tipo due. Mi chiedete perché due? Perché ho due auto, anzi ne avrei tre, però insomma vabbè, due, ok, questa è a posto. Questo è troppo grasso, lo lasciamo per dopo. Questo, guardate che bell'imballaggio, U-Green, quindi sappiamo già che cosa troveremo dentro, un prodotto di qualità assolutamente non rimarchiato. Che bel taglio di merda, è indistruttibile. No, c'è questo che ve lo dà ogni singolo pacchetto di U-Green, che è nient'altro che una fascettina per i cavi, oppure se volete metterla così, ecco. E poi c'è questo, che è quello che ho comprato, che è un pregiatissimo adattatore, che come vedete ho tagliato per sbaglio prima e quindi è perfettamente aperto, da USB, si direbbe 2.0, a micro, che è quello per il mio telefono S7 Edge, che sì, c'è ancora quello, lagnate poco. Adesso vedete che tremo al tavolo, io ci metto sotto questo, perché metto via il taglierino. Altro pacchetto, sempre anonimi, non c'è scritta una sega sopra, e vi assicuro che stavolta dovrebbero essere tutti miei. Cos'è? Questo qui è il mio jack dorato, praticamente l'ho comprato perché costava poco, in realtà non so che farmene. Cioè un pacco è grande così e l'oggetto è grande così. Oh, è una cosa di Xiaomi. Cosa cazzo ho ordinato di Xiaomi? C'è scritto? Grey. Beh, belle, cioè io adoro le scatolette Xiaomi. Uish! Cazzo, non credevo fosse così piccolo. Io pensavo fosse almeno così. Invece, cioè, è veramente minuscolo. Cioè, ve lo potete ficcare nel culo. Sapete cosa sembra? Quelle cose che le gire fanno... Questo è completamente piatto. Come al solito, foglietto, come se me ne fregasse qualcosa della garanzia di 15 anni. Ed è... Sì. La pinza. La pinza! È semplicemente una pinza. Questo pesa, attenzione. Perché le cose che pesano sono quelle che fanno più cacare. Ah! Questo qui è il kit definitivo di piccoli cacciavitini. Guardate qua. Oh. Ah no, stanno tutte attaccate, vediamo. E praticamente voi avete questo. Yeah. Dovete mettere dentro una punta a piacimento, come si stacca, ok? Tipo questa stranissima. La ficcate, ci mettete questo qua, vedete che non serve un genio per farlo andare. Lo chiudete e a sto punto svitate. Ci sono delle punte molto molto particolari da quello che vedo e niente, potrebbe risultare sicuramente utile in futuro. Ma cabò, sembro uno coi soldi questo sacchettino. Boh, questo qui è già uscito dalla sua confezione, cioè c'era in realtà, però vabbè. E niente, è praticamente un imbutino retrattile, cioè molto semplicemente così è retratto e così è fuori. Insomma, è molto comodo, potete regolarvelo, magari siete in posti stretti, eccetera, oppure non volete tra le palle il solito imbuto gigante, vi prendete questo, una cazzata da 40 centesimi. Poi, qua vedo già un poco più grande, l'ultimo di quelli piccolini, se non erro, è questo, che poi neanche tanto piccolino, perché è comunque spesso. Uno, come avevo detto, e due. Sono altri due portatelefono. Madonna che smarsa. Guarda che funziona. Come fa a tenere il telefono? Non è che magari... Ora! I pacchi grossi! Oh! La immaginavo più grossa. Sarebbe una piantina, come vedete per i video. E lo terrei lì, ci sta parecchio e vabbè. Questo!
Oh, è il mouse da 2 euro, smarsissimo! Ecco, questo sarà il mio upgrade rispetto all'Asus ROG Seekr che ho comprato a 9 euro qualche anno fa. Permette prestazioni incredibili! Ha un tasto per i DPI, 2,4 GHz, wireless mouse, come se me ne fregasse qualcosa che fosse scritto qui. Questi non sono tasti, sono finti, ma questi due sono veri. E niente, è wireless, però come vedete ha tipo uno stile da gaming, ma una plastica terribile. Ci vanno le batterie dove? Non ci vanno. Ma teniamolo qua perché questo va in combinazione con questa, che non immaginerete mai che cos'è. Ah, me l'hanno mandata bianca! Questa qui sapete cosa sembra? Quella dei Templari. Ecco, questa è la mia prossima configurazione da gioco. Una fantastica tastiera a membrana che puzza di Cina in maniera assurda e un mouse che pesa letteralmente un grammo. Non è che sia rimasto molto, ci sono i due ultimi imballaggi più grossi. Cominciamo dal, diciamo, penultimo in ordine di grandezza. Indovinate? Un altro portatelefono per auto! Boh, che plastica! Si è attaccato da Dio. Cioè, lo dovete attaccare così sopra, no? E ci mettete il telefono in mezzo, no? Però vi stacca tutte le pellicole, le cover, qualsiasi cosa. Quindi, vabbè, mi serviva. Non è vero niente. Ultimo pacco! Oh, sì! L'oggetto più decente, probabilmente quello che più aspettavo tra tutti questi. Un altro oggetto Xiaomi. Come vedete l'imballaggio è decente, perché? Perché me l'ha mandato Banggood e non AliExpress. Non sono altro che gli Xiaomi Bluetooth Edge, come cavolo si chiamano. Li ho presi perché ho maturato una certa passione per i viaggi in bici nell'ultima estate e siccome l'estate prossima tenterò le imprese più ardue mai ideate, preferirei farlo con la musica e quindi questi qui sono gli speaker Bluetooth più quotati dai cinesi, poi ci sono quelli in mezzo, insomma su questo prezzo comunque non è che ci sia molto, io come qualità audio me ne frego molto altamente, mi bastava solo che avessero tutti i controlli e che stessero attaccati lì, tra l'altro le cose in-ear mi stanno in culo in maniera fotonica, ma questo già si sa e quindi niente, me li farò andare bene. Xiaomi ce l'ha con questo tipo di imballaggio che una volta che lo aprite vedete non lo chiudete più. Bene dai, io per questo video ho finito, l'ho registrato con il 12 mm f1.4 che mi ha mandato Panasonic, quindi 1200 euro di obiettivo, 800 di fotocamera per unboxare delle piantine da 2,23 euro. E per questo video è tutto. Se vedevo, alla prossima unboxing. Al prossimo unboxing.